Allora, dunque, immagino la sua felicità per ricevere questo premio oggi. Assolutamente, questo è un premio importante, è un premio che è dato da una regione che è sensibile ai temi della cultura e della scienza e fa delle attività importanti come Pianeta Galileo per diffonderla nelle scuole tra i giovani. Io sono un astrofisico di professione e mi fa piacere che venga premiata anche questo tipo di attività accademica importante per la scienza. Ecco, quali sono le nuove sfide che attendono l'uomo con la tecnologia? Ma io credo, in generale, credo che sia estremamente importante che ci sia un legame sempre più stretto tra la ricerca accademica e la ricerca applicata e poi il mondo industriale. Perché abbiamo infiniti esempi di come la ricerca pura, tra virgolette, poi viene riutilizzata in applicazioni che servono a migliorare la società alla fine. E perfino il campo di ricerca in cui lavoro io, che è l'universo primordiale, che sembrerebbe una curiosità accademica, però richiede lo sviluppo di tecnologie che poi hanno applicazioni pratiche importanti. Un consiglio ai giovani, occupazione e studio. Ma io, pro domo mia, potrei dire che studiare in ambito scientifico è importante per due motivi, perché lavorare con la scienza è appagante per la persona che ci lavora e perché è utile per infinite applicazioni. Quindi l'ambito scientifico è importante nella società odierna e un giovane che ha voglia di studiare parecchio all'inizio, ma poi crearsi una vita in cui fa qualcosa di veramente utile per la società e per la cultura, credo che sia una bella scelta. Ma come sta la ricerca nel suo campo a livello italiano? Ma nel mio campo ci sono dei risultati importanti che sono stati ottenuti, nonostante una cronica mancanza di mezzi che diciamo ci siamo quasi abituati, anche se non dovrebbe essere così. Però nonostante tutto si fanno delle cose interessanti. Ci sono stati risultati quali il bosone di Higgs l'anno scorso, non è propriamente il mio campo, ma i risultati del satellite Planck invece in cosmologia che hanno avuto dei contributi italiani enormi. Quindi l'Italia si difende bene perché ha un sistema di formazione universitario molto buono e c'ha persone che si dedicano anima e corpo a questo tipo di attività.